buonasera, amici del bello e cattivo tempo. Buonasera, teatro dei Servi. Men, Kampf, Cabaret. Olè. Giusto. Tedesco. Di chi si parla? Tedesco, di chi si parla? È un spettacolo in tedesco. Non è citato in tedesco, ma al contrario. Facciamo una prima battuta e facciamo un contrario. Quindi è comprensibilissimo. Allora, spettacolo che fa? Lo spettacolo parla di un giovane Hitler, non ancora divenuto Hitler, come lo conosciamo e conosceremo, che arriva in questa bettola, in questo ospizio per ebrei, la sera prima praticamente di sostenere la missione all'Accademia di Belle Arti. Incontra malauguratamente due ebrei che occupano questa bettola, questo ospizio, delle persone che un po' strane, perché uno si crede Dio, se l'altro aggiusta insieme a lui le Bibbie e le vende sotto banco un po' camuffate, e animano questa bettola, questa con mille peripezie, mille bugie, mille giochi che loro due fanno per tenersi vivi, ecco, no? Nel frattempo arriva questo giovane Hitler, si innesca un gioco di amicizia, amore, sentimenti, tant'è che la storia, come la conosciamo noi, sembra che dovrebbe in qualche modo indirizzarsi in tutt'altra direzione. Ma a un certo punto arriva un elemento drammaturgico, narrativo, importante come la signora morte, che riporta tutto quanto lì dove dovrei andare. Lo spettacolo è molto divertente, scoppiettante, con un finale che riporta alla Shoah, per cui ha una inevitabile, diciamo, virata verso quello che poi conosciamo nella storia, è sostanzialmente la storia di anni che popolano questa bettola, con chi rappresenta la sensualità come Gretchen, che è un sogno appunto erotico, diciamo ieri, di Shlomo Herzl, chi pensa alla cultura ebraica come Lobkowitz, la morte è la morte, e qui c'è questo ingresso di energia pura, di potenza tutta quanta, diciamo, inesplosa nel momento, ma esploderà in scena, di Hitler. Sommario, possiamo andare. Sei stato bravissimo. Sembri uno degli interpreti. Un minuto e mezzo per dire, insomma, allora, Hitler arriva qua, insomma, con gli ebrei, fa lui fa il pittore, no? Vorrebbe fare il pittore. Ci prova. Ok, però alla fine fa ridere. Dato che alla fine lui fa ridere, dopo per ripicca lui torna a essere Hitler. E questo. Sì, non vi piaccio come non artista. Però magari spieghi il tuo personaggio una alla volta, perché dato che i nomi. Io sono Giovanni Arezzo. Ok. Faccio Hitler. No, lo faccio solo Hitler. Perché? Però si è venuto una vicenda. No, allora io faccio Hitler. Lei fa Gretchen, che è l'ultima vergine di Vienna. Egle Doria fa la signora morte, Francesco Bernava fa Lobkowitz e Luca Fiorino fa Shlomo Herzl. Io arrivo in una notte, dopo un viaggio interminabile in treno, in questo dormitorio gestito da questi due ebrei, e... Fagli una battuta. Pisciatoio vivente. Ah, e lui dice, beh. Insomma, c'è questo rapporto che all'inizio il giovane Hitler è una persona, ha una personalità, un carattere molto forte, molto deciso, si può trapela quello che sarà da quello che è in questo momento della storia. E quindi comincia una sorta di un rapporto tra lui e questi due ebrei, all'inizio conflittuale perché lui è capriccioso, fa un sacco di storie per qualsiasi cosa. Poi si sente finalmente parte di qualcosa, perché forse per la prima volta nella sua vita qualcuno sta provando dei sentimenti belli per lui, fino all'arrivo della signora morte che riporterà tutto sul binario che doveva essere segnato dalla storia, che era già scritto. Tu vuoi salvare Hitler? Poi... No, io in realtà no, io sono... Se solo insognerò di Shlomo Herzl. Dell'ebreo, sì, però è talmente sogno che non si capisce fino a quanto è sogno e poi quando invece diventa in realtà. Quindi questo personaggio è un po' strano, che va a trovare ogni sabato Shlomo Herzl per pregare insieme, poi.
dicono. Si dice. E che poi però con l'arrivo di Hitler cambierà anche il suo assunto. La morte invece. Vaia. La morte. Per salvare chi? Vuoi salvare Hitler? No. Immaginazione veramente iper scoppiettante, non fa altro che raccontare bugie, camuffare le biglie e cercare dentro di sé la fede e la forza per essere un essere umano. È un personaggio veramente eccezionale. Si innamora delle debolezze di Hitler ed è un personaggio di un'umanità incredibile. Per cui venite a vedere queste anime molto umane al teatro dei Servi. Adesso oppure domani? 29 minuti, Ma siamo in diretta. Ciao, grazie.